macchina digital DPDP10 con un sistema operativo ITS. Questo gruppo, lui di cui faceva parte, lavorava praticamente su questo sistema operativo, il suo scopo era migliorarlo e il suo lavoro praticamente consisteva nel migliorarlo sempre di più. Ecco che Stallman dice che la condivisione del software non si limitava alla nostra comunità, è una cosa vecchia quanto i computer, proprio come condividere ricette antiche come cucinare, ma noi le facevamo più di quasi chiunque altro. Questa è la foto degli anni 70, successivi anni 70, in cui si vede dei ricercatori che lavorano su una macchina e vedete il documento del MIT, che è stato adottato da lì, c'è l'hacker, c'è la cultura hacker. Quindi viene considerato hacker non come pirata, ma come, perché questa è una confusione mediatica, ma chi è un vero hacker rifiuta questo termine, e lo stesso Stallman dice che noi anche rifiutiamo di riconoscere questo significato e continuiamo a utilizzare la parola nel senso di uno che ama programmare e cui piace essere bravo e farlo. Il problema che succede negli anni 80, gradualmente comincia a entrare il sistema proprietario, la macchina PDP-10 viene gradualmente sparisce di produzione e al MIT si crea una società parallela dove gran parte dei dipendenti o dei ricercatori del MIT vi passano, anzi dentro esce un accordo e ho ritrovato un documento dove dice che praticamente c'era le macchine c'era al MIT, le persone erano passate a lavorare alla Symbolic, che era questa società che si era creata, quindi a questo punto c'era uno scambio a pari in cui il MIT metteva a disposizione le macchine, le persone lavoravano sul software, però concedevano al MIT di usare il software. Viene fuori che negli anni 80 quindi cominciano a venire fuori nuove macchine, tipo il VAX, nuovi processori, e quindi per la diffusione bisognava firmare un accordo. Un accordo ovviamente di non diffusione. A questo punto viene fuori il concetto di pirata, o meglio, il concetto se condividi il software col tuo vicino, quindi se ti metti a sviluppare il software e lo fai insieme a altri, sei un pirata. Però la società di software ti dice, se vuole modifiche, pregaci di farle. È un paradosso. Stallman elenca tre assunzioni espresse, che in pratica riassumono questa figura, questo rapporto, diciamo, sperequato tra società di software e tra utente. Cioè un rapporto gerarchico in cui la società di software ovviamente fornisce il programma, l'utente deve usarlo e deve semplicemente prendere quello che gli viene fornito. Quindi Stallman si trova di fronte a una scelta difficile. La sua scelta è quella, seguire la scia dei suoi colleghi, e questo sarebbe stato molto doloroso, anzi riconosce che forse avrebbe avuto anche successo, avrebbe fatto soldi, però sarebbe stato felice. L'alternativa sarebbe stata quella di abbandonare l'informatica e quindi in pratica lasciare il suo lavoro. Ha quindi un'idea. E l'idea di Stallman è quella di cominciare a creare il software libero, perché di fatto già ai tempi in cui viveva al MIT non si parlava ancora di software libero, però esisteva già la sostanza. Quindi lui si riconosce che va fatto, serve un sistema operativo, servono dei programmatori, lui è un programmatore e può cominciare, e serve un sistema operativo che non sia semplicemente la parte che interagisce con la macchina, ma una cosa completa, anche di programmi che hanno programmi per utente finale, quindi tipo fogli elettronici, videoscrittura, posta, eccetera. E si comincia a parlare di quattro libertà. Cioè, lui praticamente dice che per poter avere software libero bisogna avere quattro condizioni soddisfatte. La prima condizione è quella di eseguire un programma, la seconda di modificarlo, la terza di distribuirlo, non
gentilmente, ma se la chiede fa un pezzo. Questa è la descrizione di chi ovviamente fa, lavora su questo software. La libertà di distribuire le versioni modificate, quindi poterle modificare e allo stesso tempo però ridistribuirle in modo che tutti beneficino di questi miglioramenti. Quindi a questo punto il problema è come licenziarli. Un tipo di licenza può essere quello di pubblico dominio, cioè io faccio il software e lo rilascio così gratuitamente. Un altro è quello di licenziarlo con il copyright. Copyright vuol dire che io in qualche modo lascio dei permessi, però deve essere riconosciuta la paternità sempre dell'opera intellettuale, quindi dell'autore. Questo perché? Perché allora il caso, lui parla del caso X. X è un gestore grafico che trovate in molte distribuzioni di GNU Linux. Allora, questo fu fatto al MIT. Nell'84 fu distribuito e fu distribuito come software di pubblico dominio. Di conseguenza, questo rilascio comportava la possibilità di usare questo software così per tutti. Il problema è che ai successivi passaggi chi lo prese se ne possessò e poi cominciò a renderlo proprietario. Lo scopo del MIT, gli autori, non era questo, ma il suo scopo, quello di avere il software libero, ma il suo scopo era quello di renderlo diffuso, quindi non te lo faccio pagare in modo da avere tanti utenti. Mentre si crea il discorso del copyleft, cioè il copyright rovesciato, ovvero la C, come vedete, la C rovesciata. Il succo del copyleft è quello, cioè non di dare cioè di riconoscere il diritto d'autore, però dare il permesso di distribuirlo, però senza dare un permesso di aggiungere delle restrizioni. Quindi posso prenderlo, ma non posso mettere delle restrizioni ai passaggi successivi. Ecco che a questo punto viene fuori il sistema GNU, costituito da una serie di elementi come ho detto prima. Parte il messaggio di Storm dell'83 che parla proprio di liberiamo Unix, dice che fa un programma come quando partirà, e poi nell'85 quando si è cominciato a organizzare parte con il manifesto e gli dice che il significato di GNU, che GNU is not Unix, cioè non è Unix, dice che praticamente di come si compone in parte di tech, in parte di un foglio elettronico, insomma diciamo fa il programma. Perché Unix? Unix perché già a quegli anni era già diffuso, quindi secondo lui riscrivere Unix voleva dire avere già le basi e una facilità per gli utilizzatori, per la migrazione. C'è un'altra cosa ironica di Storm che dice che Unix non è proprio il suo sistema ideale, però non è così male e il suo scopo è migliorarlo. Lui dice di scrivere GNU perché alla fine gli piace e gli piace condividere. Dice inoltre che ha lavorato al MIT e quando si sono cambiate le realtà ha preferito abbandonare tutto e passare e continuare con la sua idea. Entriamo nel kernel. Il kernel è la parte più interna del sistema operativo. Negli anni 90 il kernel non era ancora stato sviluppato, quindi a questo punto era in sviluppo GNU Hard, però non era ancora pronto, sarà pronto nel 2001. Ecco che entra Linux in gioco. Linux è stato praticamente fatto da Torvald, uno studente finlandese. Quindi il kernel, per chi non lo sa, è la parte interna, quella che interagisce più con la macchina. Linus Torvald nel 91, quindi 85-91, si mette a lavorare quasi per scherzo su questo kernel e poi manda un'email pubblica dove dice che sta lavorando su questo sistema, vorrebbe migliorarlo, non sa se continuerà a svilupparlo, comunque insomma diciamo dovrebbe funzionare. E quindi parte il successo. Viene rilasciato in una prima fase come licenza che non previva lo sfruttamento commerciale e poi lo rilascia sotto licenza GPL. Quindi a questo punto abbiamo insieme GNU e Linux. GNU, la parte, diciamo, il complesso, combinata con la parte importante che è Linux, che è il kernel. A questo punto vi
vediamo questi due personaggi. Questo è Storma, nella foto, nel libro, la copertina del libro Free as Freedom, che abbiamo visto prima. E questo è Thorvald, quando era giovanissimo e cominciò a pubblicare, a sviluppare questo Linux. Quindi io a questo punto avrei finito, finisco in anticipo.